il tema della mobilità sostenibile è il futuro, può piacere o meno, ma andiamo tutti lì. E allora il compito delle amministrazioni deve essere quello di anticipare, non limitarsi ad aspettare che qualcun altro arrivi prima di noi. Per questo a Firenze stiamo cercando di fare alcune cose, non soltanto scommettere su un diverso trasporto pubblico locale con il rinnovo della flotta, con una riorganizzazione delle linee e con una maggiore qualità del servizio, dalle paline informative alla possibilità di comprare il biglietto con un messaggino, ma anche attraverso una forte scelta da parte di tutti noi nell'individuare l'elettrico come l'unica soluzione possibile per il futuro. Questo il progetto è quello da qui al 2016 di vietare l'ingresso in città a mezzi che non siano elettrici e contemporaneamente per l'immediato insistere su alcune pedonalizzazioni per consentire di valorizzare le biciclette, per consentire di valorizzare altri strumenti di mobilità, anche perché, diciamo la verità, i fiorentini saranno anche bellini, come si dice dalle nostre parti, però non sono delle sirene, hanno le gambe, quindi possono camminare. Nel centro storico della città, da una parte all'altra, si fa in un quarto d'ora. Forse riappropriarsi di queste bellezze consente anche di tornare a stupirsi, a meravigliarsi della grande commozione che prende tutte le volte che guardiamo le nostre opere d'arte.